Bentrovati. Una volta pianificata la distruzione di un intero popolo, il disegno nazista deve essere applicato con estrema determinazione, segretezza, efficienza e rapidità. Lo sterminio di milioni di persone implica ovviamente il porsi di laceranti interrogativi etici, ma comporta anche la necessità di affrontare delle enormi questioni di tipo tecnico. Cioè si tratta di rastrellare, uccidere, far sparire milioni di persone. Allora, in un primo tempo questi cadaveri vengono seppelliti in fosse comuni. Ci si rende però presto conto che un sistema poco efficiente implica troppo tempo e poi lasciano delle preoccupanti tracce. Dunque si sceglie successivamente di incenerire questi cadaveri nei forni crematori. Tuttavia, bisogna ricavare dagli ebrei tutto ciò che può essere riutilizzato. In primo luogo, dunque, ci si appropria dei vestiti, del denaro, degli oggetti di valore. Ma è importante anche, per esempio, estrarre i denti d'oro. Si utilizzano i capelli, che sono utilissimi per realizzare le calzature di feltro che indossano i marinai nei sommergibili, ma anche il grasso per ottenere del sapone e la pelle, purché in buono stato, che può essere utilizzata per foderare dei libri e anche per realizzare dei paralumi. E poi abbiamo tonnellate di cenere, che sono il prodotto dei forni crematori, che verranno utilizzate come materiale inerte per le costruzioni e anche come concime per l'agricoltura. Siamo in guerra, non possiamo mica sprecare delle risorse. Inoltre, bisogna coprire le spese per il mantenimento del campo, ad esempio pagare il gas oppure il tessuto che serve per realizzare le uniformi. Dunque, si tratta di una macchina articolata, complessa, efficiente, che deve avere anche i conti in ordine.